Bentornati sul mio canale. Allora, mi vedete con i capelli un po' così perché sto per fare lo shampoo. E che cosa significa fare lo shampoo? Significa provare insieme a voi un prodottino nuovo. Come vi ho detto l'altra volta, ho inaugurato questa rubrica sul mio canale che si chiama Proviamo Insieme, e insieme a voi voglio provare dei prodotti per i capelli ricci. Vi invito sempre a scrivermi magari nei commenti qualche prodottino in particolare che voi volete provare. Ad ogni modo, io lo faccio perché ho sempre cercato su altri canali recensioni di prodotti per capelli ricci, ma in realtà non ho mai provato il passaggio completo, ovvero dal momento in cui si fa lo shampoo all'applicazione dopo. Ho visto semplicemente l'applicazione e magari il risultato finale. Quindi io voglio fare con voi sempre un prima e un dopo, così da vedere meglio l'efficacia del prodotto ed utilizzare esclusivamente quella tipologia di prodotto. E niente, sto per andare a fare lo shampoo, però vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando. Attivate anche la campanellina così vi arriva la notifica, e se volete seguitemi su Instagram, vi aspetto lì. Quindi, come sempre, facciamo un prima e un dopo e poi vi vado a spiegare meglio il tutto. Allora, questo è il prima. Vedete, qui sono lisci. Ok, e poi facciamo il dopo. Ora vado a fare lo shampoo ed utilizzo questo shampoo della Sunsilk, questo ricci da domare per capelli ricci definiti ed elastici. Quindi utilizzo questo, so che comunque volete sempre sapere i prodotti che utilizzo, e poi, visto che ho i capelli un po' secchi e non ho fatto alcun tipo di maschera di quelle fai da te che faccio io, voglio utilizzare la maschera di Vital Care all'Argan. Con questa, devo dire la verità, mi trovo abbastanza bene, anche se comunque io preferisco sempre le mie maschere fatte in casa, ed è questa. Quindi, non vi ho detto, vabbè, ma sicuramente l'avete visto dalla copertina, oggi andiamo a utilizzare il prodotto della Pantene, ovvero la crema ricci, doma ricci definiti, 24 ore contro il crespo, quindi questa. E l'ho scelta proprio perché in un sondaggio su Instagram vi avevo chiesto che prodotto volevate che io provassi, e in molti avete detto questa. Quindi sapete, ogni settimana io cerco di proporvi prodotti nuovi, quindi vado a fare lo shampoo e ci vediamo dopo con l'applicazione. In testa il mio turbante, e quindi ora vado ad applicare esclusivamente la crema per i ricci, balsamo senza risciacquo. Allora, consigli d'uso: applica una noce di crema senza risciacquo sui tuoi capelli asciutti o bagnati. Ah, anche asciutti. Distribuiscila dalla radice alle punte, definisci i tuoi ricci con le dita, lasciali trasportare dalla sensazione di avere ricci nutriti e definiti. Ok, io vado, allora la apro, penso che da qui si aprano.
Non ci credo, stavo smontando il tavolo, lo stavo distruggendo, ma la crema esce da qui. Ok, aspettate. Sciolgo i capelli, cioè sciolgo, tolgo il turbante. La crema. Ok, metto così per il momento. Quindi sapete che io la distribuisco. Ha un bellissimo odore, però. Ha un bellissimo odore. Ok, quindi avete visto, ho messo il prodotto, in realtà non so mai quanto metterne. Ne metto giusto un po' qui, così faccio questo movimento. Fatto questo, prendo il diffusore e iniziamo ad asciugare, così poi vediamo il risultato finale. Eccomi, vado. Allora, questo è il risultato. Oddio, che caldo. Allora, che dire, i capelli sembrano molto morbidi, molto profumati, perché comunque il prodotto ha un bellissimo odore. Niente, non mi dispiace. Forse qui sono un po' troppo schiacciati. Non lo so, voi che dite? A me non dispiace, sarà che comunque prima avevo dei capelli indecenti, quindi cioè, qualsiasi altro risultato mi sarebbe piaciuto, però non so male, cioè, sembrano anche ricciolini più ricci. Che dite? Mi fate sapere nei commenti voi che cosa ne pensate. A me comunque il prodotto non dispiace. Poi sapete, questa è la prima volta che la provo, quindi una prima impressione e magari la proverò altre volte e vi farò sapere. Voi in ogni caso, se volete, seguitemi su Instagram perché lì chiacchieriamo spesso. Quindi niente, raga, io vi lascio ad un altro video, però prima vi faccio vedere il dopo, quindi un fermo immagine, diciamo. Raga, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettetemi un pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi su Instagram e ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!